ottimo avvio di gara, poi sull'intensità di Avellino, soprattutto in difesa, avete avuto molte difficoltà. Sì, abbiamo perso un po' il filo del gioco, prima da soli, quando prima, insomma, mentre Avellino stava alzando l'intensità della partita, lo stavamo facendo anche noi, bisognava essere un po' più bravi lì. Dopo ci hanno messo ulteriormente in difficoltà e ci siamo un po' persi. Mi dispiace perché mi prendo un po' di responsabilità, anzi parecchie, perché dovevamo riuscire a rimanere nei nostri binari, ma anche con le cose semplici che potevano essere utili per metterli in difficoltà e che loro hanno fatto anche molto di più di noi. Peccato se non per il fatto che magari un'esperienza così ci può far crescere da quel punto di vista. Avellino si è tenuto a gara nel primo tempo con i punti di James Nunnally, poi nel secondo tempo un gioco di squadra per tutti i biancoverdi, ma soprattutto i Bambuma. Sì, alla fine devo dire che nel primo tempo la nostra difficoltà maggiore è stata la marcatura di Nunnally e un po' anche dei piccoli in generale un po' sbasso. Due cose, perché se no ne diciamo mille, quelle due sono state fondamentali. Dall'altra parte non siamo riusciti noi a spingere un po' sull'acceleratore, perché in quel momento perdere tre palloni in meno, giocare tre volte la palla in più poteva darci un vantaggio maggiore, non dico da gestire perché non siamo capaci, però magari per poter rintuzzare poi meglio nel secondo tempo. Invece si è aggiunta la rimonta, con la confusione, con la perdita un po' del nostro gioco, tutto insieme nello stesso momento sono diventati 7 minuti di casino, passatemi il termine, ma che noi non siamo riusciti molto bene a gestire. Poi il quarto fallo di Wright al termine del terzo periodo e anche la scelta di evitare un giocatore playmaker in cabina di regia per alcuni minuti. Ma sulle cose di Wright è anche un discorso legato al fatto che noi a un certo punto avevamo tre falli da spendere, sia nel secondo che nel terzo quarto. Non l'abbiamo fatto, cioè abbiamo fatto un fallo mandandoli in lunetta. E falli non tattici, falli proprio di difesa, invece abbiamo preso un canestro. E Wright comunque ne ha spesi anche due per fare questo lavoro. Il discorso del playmaker no, è perché Sanders comunque gioca playmaker, anche è il nostro terzo playmaker, diciamo così, quello che ci può giocare. In quel momento volevo solo allargare il campo perché c'erano giocatori che erano meno impegnati mentalmente nella difesa del tiro e invece con Sanders potevo magari sperare di aprire un po' più il campo, ma era una scelta di 3 minuti per poter cercare di fare qualcosa per cambiare le carte in tavola, ma non è servito granché. Coach, Avellino si conferma come possibile minavagante o almeno la possibilità di raggiungere finaletti e playoff? Sì, assolutamente. Tra l'altro, insomma, avevamo notato come anche nella sconfitta di Pistoia aveva giocato molto meglio. Poi qua noi lo sappiamo, no? Nel nostro sport non ha il pareggio. Quando giochi in quel modo prima o poi vinci. Peccato che è successo oggi, però in generale io vedo che è una squadra che ha grandi attitudini e che ha giocatori che stanno in campo impegnandosi, giocano insieme, hanno un linguaggio del corpo insomma, si vede che vogliono giocare insieme. Io penso che possano solo che crescere, sono 20 giorni che lo stanno facendo, considerando anche il fatto che sono partiti in ritardo. Tutte queste cose insieme, peccato che è stata la settimana di Trento, insomma, però penso che possa fare molto bene. Perfetto.